Buongiorno. Prima di iniziare un piccolo racconto sull'architettura romana fra gli anni 20 e 30 e dell'antagonismo fra due grandi protagonisti di questa stagione, comincerò a entrare nell'argomento mostrandovi un sipario e due quadri. Il sipario è un'opera straordinaria che viene composta, dipinta a Roma nel 1917 da Pablo Picasso e dà una rappresentazione del clima della nostra città, come vedete ancora intriso di quelli che sono i caratteri, diciamo, di Roma per come erano visti dai viaggiatori del Grand Tour. Cioè si vede una situazione, diciamo, di felicità, un arlecchino, persone sedute, un cane che sta lì, eccetera, una donna alata su un cavallo alato, e in fondo, se guardate bene, si riconosce il profilo dei Colli Albani, che in qualche modo firma, assegna, diciamo, questo sipario proprio a Roma, come dire, quest'opera è stata fatta qui. E credo che sia una delle opere più interessanti che per la, diciamo, evocazione di un clima romano. Vedete anche un arco di acquedotto isolato, ci sono questi elementi che proprio descrivono un carattere, diciamo, della nostra città, che è, diciamo, tradotto in termini di grande, come dire, forza poetica. È un grande sipario di molti metri di larghezza per altezza, e che appunto rappresenta questo momento magico, felice, direi quasi prefelliniano, questo mondo circense che si vede, ecco, che anticipa cose che vedremo poi nei decenni dopo. Perché l'ho fatto vedere? Per dire che nel 1917 Roma non era affatto una città chiusa in un ambito isolato provinciale, ma appunto un grande artista come Picasso e un organizzatore di eventi relativi alla danza, come il creatore del Ballet Russe di Aghilev, appunto, diciamo, presentava uno spettacolo al Teatro dell'Opera di Roma. Andiamo avanti, il secondo quadro è questo. Questo è un famoso quadro di De Chirico, che io considero nel Novecento il quadro che meglio rappresenta una certa idea di Roma. Questo è un quadro del fondatore della metafisica, in cui si vede una rupe di tufo, come tante che si possono osservare ancora oggi nella città. Pensiamo alla rupe di Villa Balestra, a cui qualche studioso, diciamo, ricollega questa immagine, due case che sono appunto in stile, nello stile dell'epoca, una figura affacciata, vedete, alla finestra, due persone che sono sedute in quella terrazza in ombra, due persone che dialogano sul terrazzo, statue, come ne vediamo molte nell'architettura degli anni 20, e una figura appoggiata sulle nuvole. Ecco, credo che nessun quadro romano del Novecento abbia captato, espresso, diciamo, il carattere fondativo di Roma come questo. Io metto però in contrasto con un altro, il terzo che vediamo in questa situazione, che è un quadro di Mario Maffai, Demolizione dei Borghi, che coglie Roma in un momento di transizione. Sono cominciati, diciamo, cominciato lo sventramento della spina di Borgo. Piacentini e Spaccarelli costruiranno poi la via della Conciliazione, e quindi c'è questo momento intermedio in cui una parte della Roma storica sta scomparendo. C'erano monumenti straordinari, c'era un palazzo di Raffaello, per dare vita alla strada che noi conosciamo, che, per anticipare poi una riflessione che faremo dopo, è stato, diciamo, il fallimento più clamoroso di una carriera in realtà ricca di successi come quella di Marcello Piacentini. Un'immagine dell'eclettismo, ecco, l'architettura romana di quegli anni è un'architettura eclettica. Che significa l'eclettismo? L'eclettismo significa per gli architetti viaggiare all'interno della storia dell'architettura senza preoccupazioni di natura, senza preoccupazioni di coerenza stilistica. Gli architetti possono scegliere di costruire i loro edifici prendendo elementi qui e lì, come dire, usandoli in modo molto libero, al di là di qualsiasi convenzione. Il giudizio storiografico sull'eclettismo è stato, diciamo, storicamente negativo, ma io penso invece che l'eclettismo rappresenti un vero momento di libertà per gli architetti, anche se io
personalmente non sono un architetto eclettico, però riconosco agli architetti eclettici questa capacità di reinventare un testo complesso a partire proprio da una organizzazione composita di elementi diversi. Vi mostro un quadro celebre del 1849 di un architetto inglese e docente di architettura, Charles Robert Rockwell. Eccolo qua, questo è un bellissimo dipinto, lo vedete? Che rappresenta, diciamo, l'evoluzione dell'architettura. In basso si vedono i templi egizi, poi comincia l'architettura greca, l'architettura romana, l'architettura rinascimentale, l'architettura barocca, fino a sovrastare, diciamo, questa congerie, questo accumulo di elementi, di nuovo il fantasma, per così dire, bianco dell'architettura egizia, come se un ciclo si richiudesse. Ecco, questa immagine è visivamente proprio la traduzione più come dire, diretta che io conosca dello spirito che anima l'architettura eclettica. Ecco, questo quadro si chiama Il sogno dell'architetto. E ecco, immaginate che un architetto comincia a prelevare un pezzo di Colosseo, un pezzo diciamo della cupola del Brunelleschi, un pezzo della cupola di Saint Paul a Londra, un pezzo della cupola di San Pietro, una guglia gotica e altri elementi, e compone liberamente quello che vuole, diciamo, esprimere attraverso la sua architettura. Ecco, architetture romane tra gli anni 20 e 30, ne riconoscerete molte. Ecco, eccola qua. Cominciamo con Cesare Bazzani, uno dei grandi architetti di questa stagione, dei primi decenni del Novecento, che ha prodotto questa che forse, secondo me, la sua opera più importante, la Galleria Nazionale d'Arte Moderna, dove per esempio elementi classicisti, vediamo il grande portico con le colonne binate, si organizza all'interno di un grande edificio in cui risuonano echi liberti, echi legati all'architettura viennese. Quindi c'è questo tentativo, questa, diciamo, modalità in Bazzani anche di prendere elementi laddove le architetture gli interessavano e fonderli poi in composizioni che hanno senz'altro una loro nobiltà. Io penso che per quanto mi riguarda la Galleria Nazionale d'Arte Moderna sia uno dei più bei musei che io abbia mai visto. È bellissimo nei suoi spazi solenni, ben coordinati. È un museo molto accogliente dove ho passato ore straordinarie. Cioè, ecco, qui abbiamo una parte di un'architettura romana che tutti conoscono, a Piazza Mincio, il cosiddetto quartiere Coppedè. Coppedè era un architetto fiorentino che ha lavorato moltissimo a Genova costruendo opere importanti, ed è una figura senz'altro curiosa, per certi versi notevole, che, diciamo, propone un immaginario fantastico dove si mescolano temi gotici, temi rinascimentali, temi orientali, in una, come dire, susseguirsi di elementi decorativi. Vediamo quelle mensole, ad esempio, che sostengono i balconi e che danno la spinta poi alla loggia superiore, il tutto in una organizzazione estremamente varia che a volte sfiora il pittoresco. Innocenzo Sabatini, un altro grandissimo protagonista dell'architettura romana. Non so quanti lo conoscano, ma basterebbe questa immagine soltanto per far capire qual era l'atmosfera che si respirava a Roma negli anni 20 e 30. Questa è una casa bellissima sulla circonvallazione trionfale. Guardate il valore che ha questo colossale timpano che prende quasi tutto l'edificio, ma non solo prende l'edificio, con la sua, diciamo, la sua geometria viene messa in crisi dalla frantumazione della cornice, la vedete, che genera una serie di ombreggiature ritmiche. Poi il timpano viene ripreso, spezzato sotto, una fila regolare di finestre con queste colossali lesene, e poi all'estremità l'edificio viene ornato da queste logge arcuate. Poi vedete, il tema si conclude alla fine con due pigne e un timpano dal sapore fiabesco, orientale. Questa è una bellissima casa, purtroppo questo fronte non si vede più perché davanti hanno costruito altri edifici, per cui si può osservare soltanto di scorcio. Oh, questo è Alessandro Limongelli, un altro progettista di questo periodo. Vediamo la soluzione per l'ingresso monumentale al Campidoglio, dove ci sono echi di Brasini che fra un po' incontreremo assieme a Piacentini.
questo è un episodio importante, molto importante per la cultura romana degli anni venti. Sono gli schizzi che Virgilio Marchi ha fatto dei luoghi dove sorgerà il famoso Teatro degli Indipendenti, aperto nel 1923, che è durato, la cui attività è durata una decina d'anni, che è stato fondato da Carlo Ludovico Bragaglia, che era un esponente del futurismo. Per un decennio è stato un luogo sperimentale straordinariamente attivo, con mostre di fotografia, ristorante, spettacoli teatrali soprattutto. Ecco, immaginate che negli anni 30 metteva in scena Max Reinhardt con spettacoli che erano stati, insomma, 6 mesi prima soltanto a Berlino, Wedekind e anche Bertolt Brecht. E la cosa interessante è che questa avanguardia futurista dove si installava? Nei ruderi romani. Qui c'era questo rapporto fisico fra ciò che guardava al futuro e i luoghi dove si guardava al futuro, che erano appunto le sostruzioni delle terme severiane. Qui abbiamo Pietraschieri, un altro protagonista di questo periodo, che è intermedio fra il razionalismo, che erano le nuove correnti europee, e la corrente Novecento promossa da Margherita Sarfatti, un personaggio fondamentale della vita culturale italiana di quegli anni, legata a Mussolini da rapporti affettivi, ma soprattutto da un'alleanza di tipo politico-culturale. Margherita Sarfatti in pratica inventa, diciamo, la corrente del Novecento, sostiene, come vedremo poi, Brasini, sostiene anche Piacentini e Pietraschieri appartiene appunto a una corrente che si mette, diciamo, al centro tra tendenza Novecento e uso degli stilemi razionalisti. Questa è la Casetta Modella della Garbatella, questa è la famosa palazzina De Salvi in Piazza della Libertà, che molti di voi avranno visto, dove questo confronto fra Novecento e razionalismo si fa stringente. Ecco, non potremmo definire questa interamente razionalista, ma neanche interamente novecentista. E qui abbiamo l'ultimo grande, ma un grandissimo protagonista dell'architettura italiana, come Gustavo Giovannoni, l'inventore delle facoltà d'architettura in Italia del 1919, architetto eclettico, ingegnere di formazione, architetto eclettico e autore di un famoso libro che si chiama Vecchie città edilizia nuova, in cui si propongono alcune strategie di intervento sulla città che ancora oggi sono di grande attualità. È il primo che, diciamo, formula l'idea di patrimonio urbano, vale a dire che la città è il luogo di un patrimonio urbano che interessa tutta la comunità e che va preservato e incrementato con, diciamo, operazioni, interventi adeguati. Ecco, vediamo queste architetture. Come vedete è un'architettura non molto caratterizzata, molto eclettica nel senso che ho dato a questo termine, che è valida non tanto per se stessa quanto in rapporto alle teorie che lo stesso Giovannoni proponeva. Giovannoni ebbe rapporti molto intensi con Piacentini, di cui parleremo adesso, ma rapporti anche allo stesso tempo anche molto antagonisti, molto conflittuali. I due volti, sono i volti degli architetti di cui parlerò d'ora in poi, Brasini e Piacentini, che hanno ingaggiato confronti, hanno anche lavorato assieme, ma sostanzialmente sono stati due antagonisti per 30 anni, ciascuno dei quali voleva affermare un suo punto di vista sulla città. Posso anticipare che apparentemente ha vinto Piacentini, ma in realtà non è così semplice. È comunque un dialogo e uno scontro avvincente quello che ha legato le due personalità. La differenza fra i due qual era? Brasini era di una famiglia modesta, studia all'Istituto Tecnico Artistico, autodidatta, diciamo, dotato però di un'incredibile forza creativa e per lui la modernità non esisteva. Pensava che la sua architettura fosse in una continuità assoluta col mondo barocco. Piacentini era figlio d'arte, il padre Pio
aveva diciamo, collaborato all'ultimazione del monumento a Vittorio Emanuele II, Giuseppe Sacconi, con altri architetti, e poi ha costruito soprattutto il Palazzo delle Esposizioni, una bellissima architettura. E lui diciamo, comincia la sua attività con il padre, poi man mano diventa diciamo, autonomo nella sua ricerca e conquista una posizione di potere estremamente diciamo, forte. Ecco, un primo confronto architettonico, vediamo subito un'opera di Brasini e qualche opera di Piacentini per vedere le differenze. Questa la conoscete tutti, Armando Brasini e Guido Zevi, il Palazzo delle Assicurazioni Nazionali all'Inail. Vedete questa composizione appunto barocca con una innovazione, vale a dire lo sfasamento tra le sedra d'imposta e l'edificio. C'è uno slittamento assiale, quindi una cosa, diciamo, un particolare importante nella composizione di questo edificio che gli toglie simmetria, ma gli conferisce anche una ricchezza topologica che non è, come dire, cosa di poco conto. Allora, qui abbiamo poi una delle opere sue più famose, il famoso castellaccio che sta nell'area Flaminia, è composto di due parti, la Villa Flaminia e la Villa Augusta, e somiglia a che cosa quando lo si guarda? Ha una scheggia di orte, per esempio, di insediamenti come Orte, come Orvieto, che si è approdata a Roma. Infatti, guardando le immagini, questo è un dettaglio, e qui sembra proprio un frammento di un paese dove ci sono echi pittoreschi, questi incastro di volumi frastagliati che aggettano o vanno indietro, una specie di edificio paese che sta piantato nell'area Flaminia. Qui abbiamo invece tre palazzine, tre case di Marcello Piacentini in cui per esempio la borghesia si rappresenta totalmente. Sono architetture che guardano a Vienna soprattutto, alla secessione viennese, in cui la decorazione è presente ma composta, in cui c'è una solidità di impianto indubbia, una grande capacità compositiva, ma anche una seduzione, un fascino diciamo notevole. Qui abbiamo due libri importanti. Questo libro di Brasini è del 1917 e ho cominciato con Brasini, non con Piacentini, che Brasini aveva 2 anni di più, quindi cominciamo dal più anziano. Si chiama L'Urbe Massima ed è una gigantesca immagine dell'area Flaminia e un'altra gigantesca area dell'area dei borghi, dell'ingresso a San Pietro, bastano da sole a evocare il titanismo, la forza ciclopica che governa queste proposte, la visionarietà che ricorda non solo il mondo barocco ma anche il mondo piranesiano. Piacentini nel 1930 pubblica un libro, si chiama Architettura d'oggi, eccolo qua, questa è la controcopertina ed è stato pubblicato in una collana diretta da chi? Da Margherita Sarfatti. Perché faccio vedere questa copertina? Perché fino allora Piacentini è stato un architetto eclettico, con questo libro si converte all'architettura moderna, ma a modo suo. Piacentini non capisce bene che cos'è l'architettura moderna, non l'ha mai capito e la considera, sbagliando, ma in modo suggestivo, come la semplificazione dell'architettura classica. Quindi non cambia idea sulla radice classica dell'architettura, ma si limita a togliere dall'architettura l'eccesso, diciamo, di elementi compositivi e i dettagli, i particolari decorativi. Quindi viene fuori un'architettura estremamente semplificata, ma di grandissima suggestione. Il giro di boa nella sua attività è rappresentato dal punto di vista teorico da questo libro e dal punto di vista architettonico da quest'opera. Che adesso vediamo. Ecco qua, Piacentini col cappello lì accanto a quel plastico che monta il modello della chiesa di Cristo Re a Viale Mazzini, che tutti conoscono, i romani la conoscono tutti. Che cos'è questa chiesa? È una chiesa barocca ancora, la cupola rinascimentale barocca, i timpani barocchi,
le lesene, un'impaginazione, le torri, vedete, campanarie. Ma durante l'elaborazione di questo progetto, che è durato molti anni, Piacentini dà vita, attraverso Architettura d'Oggi, a una radicale trasformazione di quest'opera, che diventa questa. Questo è in dettaglio, vedete bene questo modello, vedi i riferimenti alla cupola di San Pietro, i riferimenti alla cupola di Piero da Cortona, e invece diventa questa, eccola qua. Tutto questo repertorio sparisce e lui appunto si converte all'architettura moderna, a modo suo appunto, non capisce esattamente la poetica razionalista. Cos'è il razionalismo? È un'architettura che nasce da un programma funzionale, che si risolve in una concatenazione di spazi compenetrati, in trasparenze, nell'uso di strutture snelle e soprattutto nell'introduzione dell'architettura della dimensione temporale. Cioè l'architettura non si guarda da fermi, l'architettura si percorre, e il modo di percorrere è il senso di questa architettura. Le Corbusier chiamava la passeggiata architettonica, la promenade architecturale, lungo la quale, come una narrazione, gli spazi si susseguono l'uno all'altro. Di questo dinamismo intrinseco all'architettura nazionale in Piacentini non c'è nulla. C'è però questa idea semplificata, comunque energica, poderosa, e gli interni sono di grande suggestione, come vedremo. Ecco, guardate, volumi primari, scompaiono lesene, decorazioni, incrostazioni di dettagli, e viene fuori appunto questo interno solenne, in cui a mio avviso c'è anche un riferimento, un'altra competizione, un architetto milanese dello stesso periodo, che è Giovanni Muzio. Ecco, guardate che bella questa cupola, semplicissima nella sua nudità, quindi scopre le superfici lisce, scopre la bellezza dello spazio in quanto tale, non lo spazio come luogo di accumulazione di decorazioni e così via. Ecco, intanto questa è la catastrofe brasiniana. Questa è ecco il motivo per cui Brasini perde il suo appoggio con Mussolini, o l'occasione con cui lo perde. Nel 1937 inventa un grande edificio che doveva celebrare il fascismo, eccolo qua, guardate. Che cos'è questo edificio? È un tentativo per dimostrare che gli architetti italiani non avevano nessun bisogno di sentirsi inferiori agli architetti americani, anche loro erano in grado di pensare le torri, i grattacieli, eccetera. Quindi lui pensa a questo grande monumento per festeggiare, diciamo, per celebrare i fasti del regime. Mussolini gli dice: no, guarda, questo edificio costa troppo. In realtà dice: non mi serve, oggi voglio un'architettura più, diciamo, intonata con i tempi, più un'architettura, per così dire, nello stesso tempo utile ma anche celebrativa, ma non in questo modo retorico, pomposo, che era quello di Brasini. E questo è il grattacielo di Piacentini. Ancora oggi uno dei grattacieli più alti d'Italia, 135 metri, grattacielo molto alto, che per chi arrivava da New York in nave, in quegli anni ci arrivava, ecco, trovava a Genova, porto di sbarco, lo stesso segnale che aveva lasciato, cioè la presenza di un grattacielo che era come un segno di continuità. Questi sono i confronti decisivi, che mostrano esattamente la differenza di poeti profonda che c'è fra i due architetti. Brasini, il Buon Pastore, credo che tutti conoscano questo edificio, è un edificio colossale che ricorda in qualche modo l'Escoriale accartocciato, piegato. È un edificio iscritto in un pentagono molto alto, coronato inizialmente da pinnacoli, da una selva di pinnacoli e di guglie. È una composizione che il grande teorico e storico dell'architettura Emil Kaufmann definisce un'architettura della gradazione, dove tutti gli elementi concorrono a, si sublimano in una parte che li riassume tutti, quindi la composizione è, come dire, piramidale, i temi crescono, si afforano e poi esplodono in una conclusione che, come vedremo qui, ha un tono, diciamo, di grande originalità. Adesso la vediamo in questa planimetria tutta circondata da palazzine, ma quando fu costruita nel 1930 era, diciamo, giganteggiava, per così dire, nella Valle dei Casali ancora intatta. Ed è un'architettura veramente notevole, anche perché
Si tratta di un'istituzione totale, nel senso che Michel Foucault dà questa nozione, una specie di edificio mondo, ma un edificio reclusorio dove c'erano collegi, chiuso nei confronti della città, eppure aperto alla città con una serie di visuali, queste corti che guardano verso il paesaggio. Ecco, qui vediamo un'immagine. Ecco, pensate che sui tetti c'è una selva di guglie che in un restauro sciagurato di qualche anno fa, invece di essere, diciamo, ripristinate nella loro solidità costruttiva, sono state brutalmente e rapidamente eliminate. Queste cose la nostra città, secondo me, non dovrebbe permettersele, come non si dovrebbe permettere altre cose che poi vediamo. Come è composto, no? È una composizione per accumulo di frammenti barocchi, no? Vedete questo edificio che è una specie di, questo edificio in primo, al centro, che ha questa specie di maschera davanti, questo arco che scherma la facciata principale. Vedete quest'altro, vedete come è costruito, alcuni elementi emergono in primo piano, grandi, queste finestre arcuate, e poi dietro le finestre più piccole, come se fossero, appartenessero a un piano più lontano. Poi di nuovo c'è questo motivo di volute che si conclude con la stella, e poi sempre il grande timpano. Qui ce ne sono due, uno virtuale che si conclude interrotto, ma che si dovrebbe concludere in altro, che ne include uno più piccolo. Quindi è una composizione che è fatta per essere vista sia da lontano sia da vicino, con effetti diversi e con un grande senso scenografico. Indubbiamente qui siamo in presenza, diciamo, chiamiamolo di nuovo anacronismo, anche se ho detto che non è corretto, ma di un anacronismo veramente come dire, coinvolgente. Ecco, guardate un altro aspetto di questa architettura, e soprattutto il momento in cui, appunto, secondo Kaufmann, l'architettura della gradazione trova il suo compimento nello svettare di questa cupola, che guardando la cupola di Sant'Ivo alla Sapienza di Borromini, presenta 8 costoloni che poi si avvitano nel cielo e formano questa lanterna in forma di torre. È un'architettura straordinaria. Ecco, qui i progetti piacentini, prima di avviarmi ad alcune considerazioni finali. L'Università di Roma, moltissimi di voi avranno studiato lì e quindi la conoscete tutti. Cos'ha di particolare questo impianto, che è un impianto di una chiarezza insediativa esemplare? È un capolavoro proprio di architettura non italiana, a livello mondiale, non c'è dubbio, l'Università di Roma è una grande architettura. Ha una forma basilicale. C'è un sistema assiale, che è la navata centrale, incrociato trasversalmente da un transetto. Questa è la sua struttura. È come entrare in una chiesa senza soffitto, no? E questo schema insediativo è di una chiarezza esemplare. Gli spazi sono accuratamente proporzionati. Quindi si sente, oggi tutto è devastato dalla presenza delle automobili, da varie superfetazioni. Anche qui è un paesaggio che abbiamo costruito in quest'opera memorabile, sfigurandola in qualche modo. A partire, ecco, dalla De Propilei di Arnaldo Foschini, che sono una vera e propria macchina ottica. Guardiamo queste immagini, eccoli qua. Vedete i banner che hanno messo, bisognerebbe dirlo al rettore di toglierli, perché impediscono di capire che senso ha quella struttura. Quella struttura, appunto, è una macchina ottica che consente di avvicinare e di misurare tutte le parti dell'intervento, facendo riconoscere la logica compositiva che c'è dietro. Perché che problema ha dovuto affrontare i piacentini? È che io entro all'università da una quota più alta del rettorato. Di solito, quando un edificio è importante, io devo salire. Anche voi siete saliti per una scala per entrare qua, no? Invece lì si sorpassa, si supera e poi si scende. E quindi Piacentini ha posto l'altezza della gradinata d'ingresso al rettorato alla stessa quota d'imposta dei propilei. E i propilei fungono proprio da macchina ottica che regola queste proporzioni e le fa riconoscere. Averle schermate con questi banner impedisce di cogliere, vedete, quell'assialità che viene anche contraddetta dalla presenza di questa sciagurata aiuola che dovrebbe essere rimossa al più presto, no, per restituire proprio il fascino a questo dispositivo prospettico che ricorda l'abilità, la sapienza perduta degli architetti barocchi, per esempio nel comporre queste sequenze urbane, dove, diciamo, ragionare, rendere espressiva questa anomalia che si scende per entrare è stata risolta magistralmente da Piacentini, ma qui diventa difficile riconoscerlo.
diciamo. Ecco, questa è l'Eur, ha lo stesso impianto, una grande navata, un grande transetto. La navata corrisponde a via Cristoforo Colombo, il transetto corrisponde all'asse che unisce il Palazzo della Civiltà Italiana al Palazzo dei Congressi di Libera. È uno schema semplicissimo, potentissimo, e l'Eur è una delle più grandi architetture urbane mondiali. Nessuna città del mondo ha un intervento come questo. Vedete, la planimetria ancora oggi esprime quel misto di varietà e di uniformità che erano degli obiettivi di Piacentini, realizzato benissimo nell'università. Pensate che l'università, la città universitaria, all'altezza degli edifici più o meno la stessa, quindi dà un senso di unità a tutto l'intervento. I materiali sono due, o mattone o marmo, e quindi questa idea di conformità è veramente portata, diciamo, ai suoi massimi livelli espressivi, come anche nell'Eur, di cui vediamo adesso alcuni edifici. Veniamo alle conclusioni. La dismisura poetica. Riassumo. Da una parte Brasini, ciclopico, titanico, fuori dalla modernità, no? Con questa idea smisurata dell'architettura. Dall'altra Piacentini, accortissimo, diciamo, teorico della linea italiana intermedia fra tradizione e innovazione. Lui diceva: noi dobbiamo essere moderni, sicuramente, ma a modo nostro. Perché la nostra architettura ha esigenze, per esempio, climatiche, ambientali, diverse da quella tedesca. Quindi è inutile, o francese, è inutile copiare Le Corbusier. Bisogna prendere dalle Corbusier, da Cropito, cioè quello che ci può interessare, e il resto non prenderlo. Quindi è una specie di trattativa molto complessa, molto sofisticata. Il discorso del rapporto fra architettura e preesistenze ambientali, che diventerà poi la cifra teorica di Ernesto Rogers, nasce dalle posizioni piacentiniane, non c'è dubbio, nasce dalla linea Giovannoni-Piacentini, quindi questi due mondi sono nettamente separati. L'eroicità, la visionarietà da una parte, la concretezza, ma anche la concretezza creativa di Piacentini dall'altra. Per cui potrei dire che alla fine Piacentini vinse storicamente, ma in realtà nell'eredità loro, di entrambi, nell'architettura romana, si ritrovano uniti in questa combinazione di sapienza insediativa e di pensiero della grande scala. E concluderò con un disegno di Dario Passi, che è un architetto pittore tra i più importanti che noi abbiamo oggi attivi nella nostra città, a cui si devono opere memorabili, tra cui questa. Il titolo è Forma Urbis, Roma quanta fuit, ipsa ruina docet, cioè per capire quanto era grande Roma, bisogna osservare le sue rovine. Ed è una specie di programma questo qua. Vale a dire, Roma può tornare a essere una città grande soltanto facendo sì che la memoria del passato diventi operatività nel presente. E questo disegno rappresenta questa intenzionalità, questo progetto, diciamo, per Roma in modo estremamente, come dire, efficace dal punto di vista iconico e con una grande, come dire, sensibilità poetica. Grazie.